Piero, qual era il concetto di mentalità sportiva per suo padre e in quali occasioni lei ritiene che avesse dato maggior sfoggio dei valori etici dello sport in un'occasione concreta? Ma lui era un uomo che cercava sempre nuove sfide, cercava sempre dopo ogni gara di fare meglio, sia che l'avesse vinta o persa, quindi lui non si accontentava mai e anche nei momenti più difficili ha sempre deciso di andare avanti, quindi ci sono stati dei momenti, non so, la morte di Lorenzo Bandini a Monte Carlo, uno avrebbe magari smesso di correre, lui invece no, ha avuto momenti di grande dolore, di grande tristezza, ma è sempre andato avanti. Se lei dovesse battezzare uno, due, tre valori etici dello sport che suo padre potrebbe oggi trasmetterci, quali indicherebbe di preciso? Il rispetto per la vita, uno, soprattutto uno sport pericoloso, e credo che in questo campo sia stato fatto moltissimo. Due, la correttezza in pista. Tre, la correttezza diciamo di tutti quelli che ci lavorano, tecnici, commissari, federazione, qui ci sono delle norme e vanno rispettate nello spirito e non solo alla lettera. Grazie a Piero Ferrari da mentalitasportiva.it.